Si va verso il rinvio a giudizio per il processo che riguarda Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, che come sapete è accusato di essersi appropriato di ben 23 milioni di euro che erano del partito. Dovrà però rispondere anche di calunnia, calunnia nei confronti di Francesco Rutelli, l'ex presidente della Margherita, che è stato tirato in ballo ingiustamente da Luigi Lusi. Sentiamo Francesca Lagori. Adesso dobbiamo chiudere il secondo tempo. Il primo tempo è il pieno recupero dell'onore ed è avvenuto. Il secondo sarà essere il primo partito politico che dona allo Stato, devolve allo Stato tutti gli avanzi di bilancio e tutto il maltolto. Anche i soldi che Lusi avrebbe sottratto. Fino all'ultimo centesimo andranno allo Stato, cioè ai cittadini. La Procura di Roma commenta caldo: Rutelli ha restituito l'onore a me e a tutto il vertice della Margherita. Le indagini e le contestazioni contro Luigi Lusi, l'ex tesoriere del partito, sono state chiuse senza equivoci. Il senatore in custodia cautelare dal 20 giugno è accusato anche di calunnia per aver chiamato in correo gli ex colleghi. Ora si attende il rinvio a giudizio ed il processo. Lusi, secondo l'accusa, ha rubato oltre 23 milioni di euro dalle casse del partito. Gli altri sono stati regolarmente utilizzati secondo gli inquirenti per l'attività politica. I PM in questi mesi hanno tracciato tutti gli 88 milioni di euro dei fondi pubblici ricevuti dalla Margherita tra il 2007 e il 2011. A Lusi dunque non sarebbe mai stato dato alcun mandato fiduciario, né per trasferire soldi su conti a lui riconducibili, né per comprare e intestarsi immobili di lusso. Era lui l'unico regista, secondo l'accusa dell'Associazione per delinquere del riciclaggio del denaro, che aveva come comprimari la moglie Giovanna Petricone e tre commercialisti. Un quadro associativo, ha scritto il giudice nell'ordine di arresto, che non si identifica nel partito, ma che ha operato in danno del partito e dunque della democrazia.